materiale di partenza di questo lavoro, Short Lived Photo in the System, sono dei silenzi campionati da sintesi futuriste. Questo nasce da un lavoro, un progetto ispirato a Luigi Russolo e alla sua arte dei rumori in ricorrenza del 60° anniversario della sua morte. E il lavoro è debuttato come installazione sonora e visiva al Festival Punti Luce a Porto Grado, la città natale di Luigi Russolo. Ascoltando queste sintesi futuriste, che nella storia, diciamo, del teatro performativo hanno introdotto con grande forza il concetto del silenzio, ecco, mi sono accorto che queste installazioni molto vecchie degli anni 20 in verità erano molto rumorose proprio per i problemi di supporto audiovinilico. Collegando questo concetto, questi silenzi che in verità risultavano essere rumorosi, affiancandoli al concetto dell'arte dei rumori, ho pensato di unire le distorsioni analogiche con equivalenti distorsioni però digitali del supporto, quindi moderno. Ecco che quindi il lavoro parte con dei suoni tratti da sintesi futuriste, dei silenzi poi elaborati in loop, e poi man mano si sviluppa interagendo sempre di più con dei glitches del computer. Ed ecco da qui nasce appunto il titolo dell'opera, A Short Lived Photo in the System, cioè la definizione che si trova su Wikipedia di glitch, un breve errore nel sistema. Inoltre questo lavoro si è arricchito, sempre considerando il concetto del rumore, delle fonti sonore e del glitch, cioè dell'errore nella fonte sonora, utilizzando il rumore prodotto dal tubo catodico durante l'esecuzione di questo lavoro. Attraverso una serie di microfoni interni alla TV, in particolare in questa TV abbastanza vecchia, ecco che viene utilizzato il suono del tubo catodico creando una sorta di feedback sonoro e visivo nelle immagini e nel suono.